Ben ritrovati cari amici, sono in una situazione di registrazione un po' precaria, c'è un po' di baccano, mare sotto in burrasca, spero comunque che quello che vi sto per dire riesca ad arrivare forte e chiaro. Oggi parlo di automonitoraggio glicemico domiciliare, è un tema un po' spinoso sul quale a volte ci sono delle contrapposizioni, delle controversie, dei dubbi, delle perplessità e innumerevoli discussioni negli ambulatori di diabetologia fra chi cura, noi diabetologi, e chi è curato, cioè i pazienti. Questo perché l'automonitoraggio a volte non è capito bene per quanto riguarda la sua importanza e il suo significato. Ora, distinguiamo due situazioni. Una, il diabete tipo primo o il diabete tipo secondo, in trattamento insulinico multi-iniettivo, oppure il diabete secondario ad altra patologia in cui comunque è necessario fare più iniezioni al giorno di insulina. Lo distinguiamo dal diabete tipo 2 in cui si fa terapia orale o terapia anche solo dietetica e eventualmente una iniezione sola al giorno di insulina basale. Sono due situazioni totalmente diverse. Nel primo caso, diabete tipo 1, diabete tipo 2, trattamento multi-iniettivo, si tratta di comprendere come sono i profili glicemici giornalieri, ma anche di calibrare le dosi di insulina da iniettarsi in occasione dei pasti o la quantità di insulina basale o la velocità di infusione del microinfusore. Fondamentale, ovviamente, in particolar modo se è stato fatto l'addestramento alla conta dei carboidrati, le due cose vanno a braccetto. Nel secondo caso, quando non c'è questo approccio terapeutico più articolato, si tratta, così come d'altro canto nel primo caso, di comprendere come stanno andando le glicemie, svelare le ipoglicemie, riconoscere gli eccessivi rialzi glicemici in occasione dei pasti, ma non solo. Serve l'automonitoraggio glicemico a capire l'impatto dei vari alimenti, perché ci sono delle diversità da soggetto a soggetto nell'impatto anche dello stesso alimento o dello stesso alimento assunto insieme ad altri alimenti che possono essere diversi da un pasto all'altro. È importante l'automonitoraggio glicemico per comprendere l'impatto dell'attività fisica. È importantissimo nel capire se le modifiche di terapia che abbiamo fatte sono state effettivamente efficaci. È fondamentale nel capire se eventi intercorrenti, dalla banale influenza al trauma, al ricovero in ospedale, alla chirurgia e a qualsiasi cosa che squilibri il sistema, ha effettivamente portato a notevoli cambiamenti di quello che è il livello di controllo glicemico. Quindi non si può fare a meno dell'automonitoraggio glicemico domiciliare. Che siano i buchi dal dito o che sia, come oggi è possibile fare, l'utilizzo di sensori minimamente invasivi o di sensori più invasivi, anche impiantabili e che durano dei mesi, non si può rinunciare all'automonitoraggio glicemico. Non devono le persone col diabete misurare tutti i giorni 5-6 volte come fa qualcuno che ha il diabete tipo 1. Se la persona non è in trattamento insulinico è sufficiente misurare poche volte alla settimana per capire come stanno andando le cose. Ecco perché ci sono dotazioni di strisce diverse a seconda del trattamento del diabete. Questo l'ha fatto il Veneto, questo lo hanno fatto in alcune altre regioni, questo è raccomandato dalle linee guida delle società scientifiche. Se una persona è a rischio di ipoglicemia deve misurare di più, anche se non fa insulina, rispetto ad una persona che prende farmaci, e la maggior parte dei farmaci oramai sono considerati non a rischio di ipoglicemia, una persona, dicevo, che assume questi farmaci misurerà di meno. Se la persona fa terapia insulinica misurerà di più. Ed ecco perché le dotazioni sono diverse e bisogna insistere presso i propri medici curanti, presso i propri centri diabetologici, insistere attraverso le associazioni, attraverso i propri rappresentanti, che siano rispettate le regole, che non ci sia una mancata assegnazione del numero di strisce che sono necessarie per una gestione ideale del diabete. Dall'altro canto bisogna che chi fa automonitoraggio però rispetti alcune regole. Le regole sono misurare quando gli è stato suggerito dal punto di vista degli orari e portare a far vedere il diario glicemico o portare con sé il glucometro per condividere i dati con il proprio diabetologo. Non può essere che qualcuno arrivi in ambulatorio e dica: ah, ho dimenticato il diario, ah, mi dispiace, però guardi, le ho tutte qui in testa le glicemie che ho misurato, adesso le racconto. Non è così che si fa la condivisione dei dati.
Il diabetologo deve vedere quei dati e deve discutere insieme al paziente quei dati. Deve capire se il problema, nel caso in cui l'emoglobina glicata non sia adeguatamente controllata, se il problema, e lo capisce solo dall'automonitoraggio, è di una glicemia alta al risveglio o se il problema è che le glicemie aumentino troppo dopo i pasti. Deve capire se ci sono le temibili ipoglicemie. Deve capire come sta andando il diabete nei vari momenti della giornata e serve l'automonitoraggio, che purtroppo in questo paese viene fatto solo da metà delle persone col diabete e non viene fatto in alcune circostanze anche da chi fa insulina più volte al giorno, anche chi ha diabete tipo 1. Non ci crederete, ma è così. I dati amministrativi ce lo fanno vedere. Per cui, automonitoraggio, cercate di essere bravi nel farlo, fallo nel modo giusto, portare i vostri dati e per qualcuno che lo fa, perché ancora adesso qualcuno lo fa, non ingannate con quello che scrivete sui diari. Quando i numeri sono tutti con 0 alla fine o 5 alla fine, vuol dire che avete arrotondato o vuol dire che avete inventato. Non vale la pena. Voi non dovete fare le misurazioni della glicemia per far contenti il vostro diabetologo. Dovete fare le misurazioni, intendo voi persone col diabete, per riuscire a gestire al meglio la malattia, voi soprattutto, con l'aiuto del vostro diabetologo. Ci sentiamo un'altra volta. Arrivederci.